Amici di Ribble, ancora una volta ci troviamo a parlare di periferiche da gaming e nello specifico oggi tratteremo un gamepad, un strumento essenziale per godere di titoli in terza persona o spesso anche di platformer e arcade e che spesso vengono sottovalutati per la loro importanza per migliorare l'esperienza e la precisione dei nostri comandi, specialmente su piattaforme come il PC, dove spesso e volentieri l'uso di queste periferiche viene un pochino snobbato in favore della tastiera e mouse, che per quanto eccezionali in alcuni settori, non sono di certo i migliori per favorire di un'esperienza migliorata. Oggi parleremo nello specifico di Razer Wildcat, un dispositivo che mi ha saputo soddisfare estremamente per la sua qualità e che di fatto, a parte un piccolo cruccio che intendo segnalare, non ha affatto alcun problema. Però, nonostante questo, andiamo a parlarne in maniera più approfondita in questa recensione. Sigla. In un certo senso noi di Ribble vi abbiamo già parlato di Razer Wildcat, quando Buon Parra poche settimane fa ha avuto modo di prendere sotto mano la Razer Raiju, la versione per PlayStation 4 di questo controller. Le uniche differenze tecnicamente degne di nota da evidenziare sono il posizionamento diverso a livello di assi sul controller degli stick analogici e anche l'assenza ovviamente nella versione Wildcat del trackpad, che invece è sostituito qui dal pulsante Xbox. Questo controller ovviamente però non è pensato per PlayStation 4, ma per Xbox One e per PC. Di conseguenza è in grado di portare anche su queste due piattaforme il livello di qualità di questa periferica, che lo rende francamente probabilmente il migliore controller attualmente comprabile in commercio. L'unico che potrebbe rivaleggiare lo status di migliore controller in commercio sarebbe l'Xbox Elite, però se si considera che questo costa meno di 100 € e invece Xbox Elite supera tranquillamente quella cifra, non ci sono motivi evidenti che porterebbero a scegliere quella versione più costosa di Microsoft rispetto a questa di Razer, rendendola quindi un prodotto ideale per tutte quelle persone che vogliono avere un'esperienza più completa e un prodotto più solido per dare più feedback e più godibilità di impiego durante le nostre sessioni di gameplay, sia su PC che su console, ovviamente. Vi ricordo che alcune delle qualità presenti all'interno di questo controller che lo rendono decisamente migliore rispetto alla versione base presente in ogni Xbox One è la presenza di switch meccanici per i tasti A, B, X, Y, che una volta provati vi assicuro non riuscirete più a tornare indietro perché il feedback tattile è estremamente soddisfacente e il livello di reattività e di feedback che viene dato per comunicare la pressione del tasto è semplicemente unica. I grilletti sono bene o male gli stessi, anche se anche col semplice utilizzo, con la semplice pressione ci si rende conto subito della migliore precisione del tutto e anche la presenza di questi piccoli blocchetti che consentono di impostare il grilletto destro, sinistro oppure entrambi per avere una corsa più corta ed essere ottimale per nel caso noi non volessimo avere un aumento procedurale della pressione del grilletto, ma volessimo semplicemente convertirlo in una sorta di pulsante come il dorsale. E poi bisogna ovviamente dire che ci sono anche i tasti macro, che sono quattro in tutto, due immediatamente sotto i dorsali e due sotto i grilletti nella parte posteriore del controller, che possono essere programmati sia per Xbox One che per PC in multipli profili, grazie al primo pulsante di questi quattro sotto il controller, che consentiranno appunto di assegnare un pulsante a questi dietro e rendere lo spostamento dei pollici dagli analogici di fatto una cosa del passato, molto comodo per continuare a mirare e per esempio ricaricare mentre stiamo guardando la scena intorno in un FPS, in un TPS. E questo sicuramente è una cosa gradita ed è anche una cosa che compensa di fatto un difetto ergonomico del controller Xbox One. Persone con le dita non troppo lunghe come le mie, per esempio, non trovano estremamente comodo l'impiego dei dorsali, ma io semplicemente, come potete vedere, invece di andare qua sopra e essere più scomodo, vado qua sotto e ho lo stesso risultato. E poi gli altri due pulsanti sono connessi al microfono per poterlo mutare e smutare, e anche alle cuffie che possono essere allacciate al controller semplicemente con questo jack da 3,5 mm e regolare il volume in combinazione con la pressione del pulsante e delle freccette direzionali, anche se molto
precise, anche se non meccaniche, e potrebbero l'unica cosa essere uno svantaggio per quelle persone che sono intenzionate a giocare a picchiaduro, ma per il resto, per il platforming e la navigazione nei menu, risultano essere molto più precise e godibili rispetto al normale. Questa era la recensione di Razer Wildcat, e se vi è piaciuto il contenuto lasciate un bel pollicione, che fa sempre piacere, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e seguiteci anche sul sito principale www.ribo.com. Se il controller vi è piaciuto, e noi ve lo consigliamo, ma volete anche acquistarlo, trovate sotto ovviamente il link in descrizione per portarvelo a casa grazie ad Amazon. Un salutone da Matteo per questa volta è tutto e ciao da Ribble.